Allora, Andrea, la prima cosa che mi viene in mente di Andrea è che è l'unico piemontese a parlare correttamente l'italiano. Lina è la mia madre artistica, nel senso che è un gran bel riferimento, è una persona che ha un'energia incredibile, ama il mestiere dell'attore in modo viscerale, quindi lo trasmette, ha questo piacere per la qualità, per la professionalità, e quindi io non solo devo molto a Lina, ma spero di poter sia con il mio lavoro sia a livello umano ricambiare comunque tutto quello che mi ha trasmesso, assolutamente. Io stavo a fare le pulizie quando mi hanno detto di venire qua. Ma dove sta Rosa? Signora, avete visto una ragazza bella, alta, bionda, tutta riccia? Non l'ha vista nessuno? Eppure è qui che l'hanno portata. La telefonata diceva San Camillo. Forse sta dietro a quella porta. Ma perché non mi volete far entrare? Io sono la mamma, io sola la conosco. Io ci devo parlare. Adesso no. Non può parlare? Vabbè. Ah sì, io stavo a fare le pulizie quando mi hanno detto di venire qua. No? Mica le pulizie di casa mia. E mia figlia che fa? Ma che davvero davvero avete raccontato tutta la storia della vita mia? Ma che mi avete raccontato qualche cosa voi? Ah no, avete ragione, io mi metto a parlare e certe volte ci avrei una voglia di sfogarmi lì tutte quelle ore a pulire. Sì, è così, mia figlia si droga. Arrivata una sera strappata. Mi vergognavo. Anche lei? Anche sua figlia, signor? Suo nipote? Sua figlia? Come me?